2 settembre. Ciao da Mauro e bentrovati con l'almanacco Oroscopo. Oggi è San Prospero. La frase di oggi, il nostro aforisma: a volte siamo come conchiglie, belli duri fuori, ma la parte più fragile e vera sta ben nascosta dentro di noi. L'almanacco ci ricorda una data storica: il 2 settembre del 1945 terminava oggi la Seconda Guerra Mondiale. L'oroscopo è pronto con i 12 segni, quindi andiamo subito a seguirli insieme dall'Ariete ai Pesci. Ariete, sono favorite le iniziative che richiedono coraggio e abilità nel pianificare. Le circostanze vi aiutano a seguire i ritmi desiderati. Una curiosità da soddisfare. In amore siete messi alla prova, ma riuscirete a cavarvela brillantemente grazie al vostro intuito. Toro, molti gli impegni da prendere. Dite no alle esagerazioni se volete evitare un impoverimento di energie. Coincidenze fortunate spianano la via ad un progetto. Aumentano quindi gli incentivi nel lavoro. Fermenti e positive trasformazioni sono previste in campo sentimentale. Gemelli, sciogliete qualche nodo in campo pratico e professionale, matureranno così le cose e poi potrete raccogliere i frutti sperati. Situazione ottimale per i viaggi, ampi orizzonti in amore, Venere propizia incontri. Cancro, liete sorprese per chi va incontro a situazioni nuove con vero spirito pionieristico. Favoriti gli studi, approfondite una ricerca. In famiglia cercate di vederci chiaro, attenti a non attribuire agli altri intenzioni che non hanno. Leone, evitate complicazioni nei rapporti con gli altri e comportatevi in modo diretto e lineare, sarete maggiormente apprezzati. Vivete con gioia e pienezza i momenti di evasione, serviranno a ricaricarvi. Ci sono influssi favorevoli da sfruttare in campo amoroso. Vergine, molti vi osservano, i pianeti vi aiutano a dare il massimo. Novità per la vita affettiva, siete emotivamente coinvolti da circostanze inattese. Buon accordo con i figli e atmosfera gioiosa in famiglia. Ricorrerete ad un amico per risolvere una questione. Bilancia, nel lavoro non allarmatevi per un ritardo, si risolverà tutto a vostro vantaggio. Sarete creativi ed abilissimi nel cogliere con tempismo le occasioni giuste. Favorito il lavoro autonomo, un passo coraggioso in amore, perché la felicità è dietro l'angolo. Scorpione, evitate gli eccessi e createvi momenti di pausa per poter riflettere. Se ne avvantaggerà di certo il vostro equilibrio psicofisico. Vivete i rapporti con gli altri all'insegna dell'anticonformismo. Non date niente per scontato, ma aspettatevi novità in tutte le direzioni. Sagittario, i problemi di un familiare vi coinvolgono. Tocca a voi trovare la soluzione giusta al momento giusto. Un nodo si scioglie nel lavoro e voi vi sentite di nuovo leggeri e pronti a prendere il largo. Incontri stimolanti avranno luogo in società. Non trascurate i vecchi amici questa sera. Capricorno, carica vitale da spendere. Non cedete a tentazioni di sedentarietà e concentratevi su progetti pratici di immediata attuazione. I rapporti familiari saranno più sereni all'insegna di un maggiore equilibrio. Nel lavoro non alimentate i dubbi, chiedete chiarezza. Acquario, vi sentite creativi e otterrete l'apprezzamento di chi vi circonda. Molta chiarezza sul piano delle idee. Il vostro apporto galvanizza l'ambiente e vi pone al centro dell'attenzione. In amore siete pronti a correre dei rischi. Chi vi sta a cuore vi corrisponde. Pesci, insofferenza alla routine e bisogno di ampie evasioni. In campo pratico arrivate al nocciolo senza fermarvi ai particolari. In amore non dovete trattenere le emozioni se volete recuperare la stabilità. Avete intuizioni veritiere. Vi auguro ancora una bellissima giornata e l'appuntamento con noi è rimandato a domani.